Dicono su Space Jam. Su Space Jam, addirittura mi tiri fuori queste perle. Eh sì, era il cattivo, quello verde grosso, che quando fa tipo il 2000-0 fa "Non c'è partita!" È una delle mie parti preferite di quel film, perché... Dopo arriva anche Mario, tra l'altro. Allora, intanto vediamo un attimo. Non stavo seguendo la lagodia che c'era Dov'è? sotto quello... Dai, no. Dov'è Ritorno? Non c'è ritorno. È per quello che sta pass far a scaccare. Quindi ci Che non tocca hanno messo giocare neanche Fortune ritorno. Skip. Sì. Sì. Oh, Caldera, a te la scelta. Madonna, che inviti orribili. Dai, dai, partiamo, partiamo. Fancucciolo. Fancucciolone. Allora, io ho letto che hanno buffato il Tundra. Madre, cosa ci fai in live? Cioè, hai capito? Chiamo mia mamma. Non mi rispondono. Vedi, in live. Vedono che mi hanno chiamato. Mi chiama solo mio papà, manco mi caga, mettono poi giù dopo aver fatto ciò. E poi passa in live e manda due emote col salutino. Mamma, vaffanculo. Fatti sentire Povera, un po'. povera signora. Spero stiate passando delle belle vacanze. Io mi sono dimenticato di cambiare gli alert, quindi c'ho ancora quelli horror orribili. Angelo e Cesa, grazie per il like, ragazzi. Quindi ci avrò sta scureggia ogni volta che... Bello, 2 su 50 in lobby. E guarda chi si è visto in live. Guarda chi è comparso. Guarda chi c'è lì in live. Hai visto? Hai visto Cesa? Preparate l'attrezzatura. Eccomi, scusami. Hai visto chi è comparso in live? Eccolo! Eccolo. Sai che stavamo parlando di te prima? Bella, Bilo! Ehi Nico, come andiamo? Bello, ho visto la gente scrivere. Eh no, ragazzi, il grau, il grau. Avete letto la patch per caso? Qualcuno di voi l'ha letta? Hanno aggiunto uno di danno, ragazzi. Hanno aggiunto Bro, uno di ma... danno minimo. Il danno minimo è quello alle gambe o ai piedi. Ok? E hanno aggiunto 40 metri di range di danno massimo. Una roba di Ok. Cioè, danno praticamente medio. colpendo le gambe fai più danno che al torso adesso. No, adesso semplicemente fai uno in più di danno, che vabbè, può fare la differenza, certo, ma non tantissimo, cioè nel senso, Io con vabbè. l'H4 sparo in testa la gente mi spara le gambe, mi fanno. Questa roba. Hanno aggiunto quell'uno di danno e un pochino più di danno al range, quindi più lontano spari fa un pochino meno danno, cioè è meno ridotto il danno Ah, beh, sulla lunga gittata. Quindi direi che come buff ci può stare, perché comunque la rendi una buona arma sulla lunga distanza, capito? Grazie per le 45 e per il mezzo infartino, non guardare la chat. Ah, perché dici che si vede prima? E relativamente prima, sono tipo 5-6 No, si secondi. Però sente. mi ha No, fatto io non vedo. comunque cagare perché non so mai quando arriva il suono. Scappa accesa. Oh, che palle sta mappa qua. Beh, è un ottimo inizio. Avrei Sì. visto l'alert. Ah, tra l'altro, quello delle stelle. Magari arriva tipo un attimo prima in chat. Infatti, non, quando facciamo gli horror, guardo sempre fisso tipo
dritto per cercare di non guardare la chat, perché arrivano tipo 2 secondi prima di lì e poi mi compare l'alert subito. Infatti l'altro giorno ho visto che eri avvisato, bastardo. No, Vabbè. sì, quando mi hai mandato le stelle perché ero girato, stavo leggendo la chat e mi hai mandato la donazione. Cazzo. Non l'ho fatta, cioè, io Lo l'ho so, lo mandata so, ed è era. arrivata in quel momento che ti sei girato proprio. Era sfiga lì. E tra l'altro ho messo questi occhiali così potete vedere i quadratini rossi. Vedete, se tu guardi qui, vedi i quadratini rossi quando entro in gioco dei nemici. No, comunque li ho messi perché ragazzi mi bruciano gli occhi e questi un pochino filtrano lo schermo, la luce dello schermo. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Esteticamente sono La luce orribili. blu. Ma infatti io adesso che dovrei prendere gli occhiali, forse. Io devo rifarli tanto adesso Forse e il prossimo prendo gli paio occhiali e li faccio te li aggiungo direttamente. alle lenti blu. Sì, io faccio tutto, voglio il pacchetto completo, pure le lenti che cambiano colore. Taglio un sacco di soldi per volta, 400. E prendo le montature quelle pochissime. Oi, Beppe! Grazie per like. Adesso ci voglio aggiungere anche le luci blu alle lenti, sono un altro centinaio d'euro. Luce blu, Che bello. vuol dire solo cosa. Ci strippo un bel po' perché devono andarmi bene anche nel casco. Sono uno degli occhi di quel Ehi, cascotto per fortuna. Antonio, grazie per il like. Buonasera anche a te. Guarda qua, un po' di visi un po' vecchiotti qua, che non si vedevano. No, vecchiotti nel senso che non si vedevano da tanto, eh. Beh, sì, devi anche vedere se vanno bene col casco. Ma prendi le lenti rigide, le Esatto. stecche rigide allora. O preferisci Ho le stecche rigide. averle flessibili? No, no, le preferisco rigide. Sennò si spaccano nel casco. Andiamo a Winery. Dove vuoi? Io al mio posto è sempre Lighthouse. Forse adesso non ce n'è Sono su nessuno. Vineria io. Sopravvivete per far rischiarare i caduti e accumulate punti perché tornino più in fretta. Non mi hai pingato, non avevo capito. Fate piazza pulita dei militari. Ti prego, questo qua è riuscito a missare un missile. Cioè, ha mancato una stanza. L'ho visto, mi stava per prendere a me in volo quasi. Adesso lo grombo il fuoco. Lo so, sta arrivando da te, infatti. Ne ho uno dietro che mi segue. Non mi sono stunnato. Adesso sti cose. C'è una cassa che ti dà già il tuo loadout. Sono scivolato subito così. Tutto bene, tutto bene. La Antonio, rose. te come stai? Ma avevano già il loadout, ma come fanno questi già avere il loadout? Perché se trovi la cassa quella speciale ti dà il loadout. Che cazzo Allora di non compro ansia, Andrea. due casse speciali subito. Uomo di merda, avvisami che mi è scaduta la sub. A me non arriva la notifica, Marian. Mannaggia me. Ciao, Marian. Come stai? Un bacetto anche a te. A me non arriva le notifiche, sennò vi romperei un sacco i coglioni quando non vi arrivano, quando non la rinnovate, Le ragazzi. sub. Sub, merde. Va bene, ho appena rifatto amore. Muore. Ma che forse non mi arriva nemmeno la notifica. Ah, mio. Ah, mio. Hello. Abio, Roberto. Grazie per il rinnovo, Mariano.
Però ho notato una cosa, si è fissato invece il problema delle sub regalate, che prima non arrivava la notifica, adesso sì. Avete visto? Si è fissato il problema? Si è fissato il problema delle sub regalate, prima non arrivava la notifica. Ah, ok, quello non te lo so dire io. E il Vargo, Tipo te ragazzi. adesso ti scegli già il loadout con che se lo prendi nella cesta, se apri quella cesta ti esce, se lo selezioni, appena apri quella cesta ti esce quel loadout. Che stronzata. Tipo io tra il preferito c'ho Marco KGM, Io appena apro dovrei il loadout cambiare il mi dà Marco preferito KGM. perché il mio preferito è una build di merda che uso solo quando stiamo caricando. Ti giuro, non ho mai fatto una partita con quel loadout. ti darà quello, ti darà Però. adesso. Sì, infatti, mi vero, mi dà quello. Che brutto, E dice cazzo. sempre una prima volta. Ormai il gas è troppo vicino, alla zona sicura. Vuoi? Torniamo a Winery, me la sento. Sopravvivete per Ciao tutti Marius! l'Ucraina. Oh, Andrea ha donato una sub, visto? Per farli tornare più in forma. Summa! Io sono morto. Fate piazza pulita dei bersagli. Siamo in due, Marius, se siete in due possiamo giocare assieme. Che cazzo di Oh, che ansia! merda che sono. Mi ha fatto cagare Abome! Quel cazzo di alert è orribile, ragazzi. Cos'è questa siringa? Cosa ho trovato? Mi sto drogando! Cos'è sto ra? L'arma nuova è forte? È strong? Mark target for airstrike. Richiesta ricevuta, attacco a grappolo attivo. Come ti ha fatto cagare? E il bussare, quello lì, da ste cuffie qua, è realistico. Cioè, il rumore sembra realistico, orribile. Ce n'è uno qua davanti a me. Arrivo. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Sei dietro, Davanti a me, sei dietro, vai. arriva. Sto ricaricando. Ho Non ricarica un cazzo! Guarda! Guarda che ancora lì che ricarica! Mi è volata l'acqua ovunque, fatto danno lo porco! stesso. Tilto per delle cazzate, Tilto! Ciao Cinisa! Tilto per delle puttanate, Dio caro! Sì, con l'arma nuova! Me l'ha ricaricata 4 volte! Cazzo! Raccattiamo qualcun altro. Ah, dov'è? Vieni qua, Maschius, muoviti! Ti aspettiamo, chi c'è? Cinisa! No, ma cazzate a parte, quante volte l'avete vista ricaricare quell'arma? Io 2 volte sicuro l'ho vista ricaricare. O c'è un tempo di Ci credo ricarica che non che è hai. Andrea, 10 anni. aspetta che invito Fede. C'è modi. Apprezzo il fatto che abbiano messo scegli il tuo lato e da una parte c'è Menendez che è il terrorista di COD Black Ops 2 e Black Ops 3. E dall'altra parte c'è Mason. E nessuno vuole scegliere Mason. Tutti preferiscono prendere la parte del No, ma cattivo. relativamente io prendo sempre blu, ma mi Ci conta che ho sono. preso più punti rossi. Ah, di così? Hai Dico a capito? Fede. È proprio il Poi lo gioco dice che me. secondo me. Boh. Brenda? A parte che li Buonasera, raccogli entrambi buonasera. tutte le volte, poi. Fede, Bella ma Fede. stasera lo Bella portiamo Brenda. quello? No, Teabo. Provare quello? Sì, volentieri, Mario. Penso di sì. Ok, Tanto io non beh. penso che non c'è un cazzo da fare Se io, lui mi dà ok? la mano, sì, che con lui io mi ci trovo meglio. Cosa? Fortune Skip?
o Ma sì, normale? c'è solo c'ho Ciao Cesar, schifo. ciao Brambo. C'è solo Eo? schifo. Caldera, già, è operazione quella mini fa Ma cagare. va, Caldera, cazzo, Gulag non si sentono i passi. Dove sta la novità? Comunque sì, Peppe, stasera sei già al fio. Che bello, inca ieri l'ho portato a papà, vedete che sabato torna, vieni che devi giocare, mi raccomando, Bella, poi a giocare, mi raccomando. ok buonanotte. ok Ah, poi ho deciso di scappare. Vuole salvarsi così. oh, ci sei in vita. Brutto infame, cerca di scappare da tutta sta situazione di tilt. Comunque, da quando sto giocando solo a PUBG Apex, sto gioco proprio mi ha rotto cazzo. Ma infatti mi sa che dopo quando tu vai io vado su Fortnite o vado... Boh, da qualche altro gioco, tipo, posso anche andare a farmi qualche partita su... Ciao Oh, soldato nemico! Ho iniziato a rankare su Apex, adesso piano piano. Madonna, quella è brutta brutta, cioè, nel senso, io ci ho giocato e non... È un brutto clima quello delle ranked di Apex. Lo so, non è la prima volta che passa. Voglio Ehi, ritornare a Giorgio! essere oro 1. Minchia, io Poi mi un tempo era ricordo... da oro 5, adesso è da oro 10. E io mi Adesso hanno ricordo messo che cinque c'è stato un livelli. periodo in cui dovevo fare i rank, era, ci mettevi nulla. E adesso c'è veramente ore e ore di gioco solo per fare il bronzo. Cioè, è assurdo, è Ho appena assurdo. finito bronzo, sono diventato bronzo 1 ieri sera, tipo, no, l'altro ieri. Ma stai giocando con mio fratello? Da solo, ogni tanto con tuo fratello e Matt, ogni tanto con Matt. Ciao, Fede. Però con loro faccio le partite classiche. Con Matt? No, Matt Grau. What? Mi ha dato il rumore come se qualcuno avesse quittato la lobby. Vabbè, andiamo su Fortuna che ha pingate Dai, in 4 andiamo Sub subito a non è. farci il loadout qua. Ah no, Ma prima di Coa. schius, dov'è che si va secondo Iner, te? ritorno. Oh, pinga, pinga, pinga. Ineri. Winery, ragazzi, per chi non l'avesse capito. Vabbè, sì, ormai dal Ineri suo che inglese siculo. ma che ca a bottiglieri a rovino. Uruveino. A cioccarci male. Quello non è un problema, Brambo. Importante è ciò che è. Madonna, Welder. Vedete? È un bicio che sta Si allontanando fa da il mano. culo, Mario. Ah, io mi sono preso un cazzo e mi dice vaffanculo. Siete me, minchia, tempo. Ma chi è? Ah, ho cambiato la sensibilità, mi sono passato in giro. Qua sopra di me. Raga, 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 venite, venite, sono due a terra, due a terra. Vabbè. Si sono rezzati entrambi. Mario, ti lascio i soldi Tre con Irfan. persone lì. Vai, vai. Ma io ho frizzate, voi? Frizzate? Guarda, sto laggando. A terra, ci capisco, no, c'è acqua. Sta restando, a piano terra. E uno è salito al secondo. Raga, Dio caro. Laggando da schifo. Se proviamo a Fatto recuperare Irfan dopo 7 8 morti. nasconditi un attimo, Marius, se stai laggando, Vado a prova a fare un po' fixare. di distraggo. Ma il problema è che Marius c'ha tutti i nostri cazzo di soldi. Glielo lasciati apposta, sapevo che sarei Cosa morto. sono ste robe qua sulla mappa? Guarda come laggo, cioè mi sta venendo la nausea. Va benissimo, va benissimo, quello che dovevate fare. No, ma cosa sono quelle Accidenti. robe che gli ha mostrato a Non mi Marius fa su lanciare tutta la l'UAV. mappa? Vabbè, L'UAV figa, per non apre un l'estate, sei entrato cazzo. nel rientro. In chiave. Tempo botte se Sai, oh, sto sempre. tiltando subito. Neanche sono entrato. Quanto è bello Death Stranding. Ma sai che ci stavo giocando, ho detto, però figa. Bella sorpresa. È una piacevole sorpresa Death Faccio un po' di tanto un colpo di rosso. Cazzo è strano.
Dai, aspettava a me che cosavo. C'è in grappola, grappola. Oh, dai, guarda li sento lì della merda. Piace giocare a Fortune Skip, ecco. Cesa! Quanto fa schifo? Venuto da te, Mario. Ah, io ho piccole laggate, cioè non capisco un cazzo. Ce n'è uno che mi sta puntando, non riesco a muovermi. Sì, anzi, l'ho preso, l'ho preso. Lo so. Ho preso 20 euro. Questi mi sa che cittano comunque. Sì. Ah, ormai ah, che pareva, ti pareva. Bello messo tra il mezzo, non ti vedevo. Immobili. No, ma tutti questi cosi qua che escono non si capisce un cazzo. Vincettore. Sì, ma lascia stare, ogni cazzo di volta devono aggiungere qualcosa perché c'hanno voglia, perché. Con l'arma di Star Wars. Con l'arma di Star Wars. Cacchia che smirata, Dio bamba. Sì, pure tipo l'arma di Star Wars. Fa cagare, eh. Avevano tolte le termiti, le cose, perché non rispecchiavano Vanguard essendo dalla guerra. Ora mettono l'arma di non rispecchiavano Vanguard, Marius. Tutte le cazzo di robe che abbiamo visto in Vanguard che non hanno un minimo senso. No, lo so. Cioè, mio figlio mi fa videochiamate. What? Inizia un po' noioso. Sì, l'inizio un pochino, però vabbè, un gioco te lo devi giocare, devi viverlo. Non puoi fermarti all'inizio un po' noioso, capito? Oh, ma che sono tutti sti cazzo di pro player improvvisamente? Io raga non so cosa sia sta roba, vero? Raga, ma mi stanno sparando tutti dalle spalle, mio caro. Ma cos'è? Tutti attraverso i muri mi stanno sparando. Cosa vuol dire? È un tizio qua da meglio. Sì raga, ma quittiamo, quittiamo. Quando mettono il rabbit? Sì. Ma Marius non lo rimettono, secondo me. Ma non ce l'hai in multi, Brambo? No, no, ho comprato solo MV2 io. MV1 non ce l'hai? No, non ce l'ho. Non ci ho proprio pensato a prenderlo. MV4 l'ho comprato. Ho Black Ops 2 se volete farvi una zombata, Oh vabbè, la zombata su Black Ops 2 me la sparerei anch'io, io babbo. Minchia, quello non ce l'ho. Dai, ho camper di merda, veramente. Che ci sei tu sotto e una persona. Fio, cioè guarda che cazzo di ratto mi stavo uccidendo ancora. Meno male che lo so. No, prima sparava a me mentre tu eri sotto. Sì, ma lascia stare, ma. Cioè, ci stava ammazzando entrambi. C'è un ratto lì dentro? Vabbè, prenditi tutto, scusa, quelle mutande. Ah, non. Pensavo fossi full piastra. Mi sono lanciati. Ce n'è uno qua sopra nella torre. Vabbè, salterella, salterella. Buona raga, cambio gioco subito, mi sembra già rotto il cazzo. Sono già rotto il cazzo. No, ma sì, ma Fortune Skip è brutta, ragazzi, non c'è nulla da fare. Fa cagare. Perché i player fanno cagare. Esteticamente è una bella mappa, ma non è bella da giocare, ragazzi. Quello è il problema. Tu puoi fare una mappa bella, ma se è brutta da giocare, è brutta. Ma sì, ma sì, ma
Quando cerchi di comprimere tante cose in un'unica mappa, non fai mai nulla di buono, eh. No, 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 vedi, è più bello. A casa, vai. Allora, da sotto c'è questa e mia. E vabbè. Fra! Fai schifo! Mamma mia, se fai schifo, frate! Povero lento a mirare, no? Pure italiano era. Cazzo di cosa ti fa Che confondere? puttana di Dio, va. Un a terra e uno stunnato. Sta cazzo di cosa non fa capire nulla su AB. No, ovvio. Serpentina di merda. Allora, si sente un cazzo. Ne sono preciso. Per fare il player, molto bello. Dove cazzo sei saltato fuori te? Scusami. Ma ha camminato? Vai sul multi, vengo anch'io. Ma non ce l'ho io il multi. Ieri sera a Marius gli ho dato il pesce con il cecco. Vabbè, non è difficile. Beh, io giocavo con MK. Come si fa slide da MK? Non lo so. Quella C. C? Ok, grazie. Ah, proprio come si fa lo slide, ok. Vai. Corri e fai C. Ehi Mara, io lo declasso per una settimana, proprio non gioco a Rebirth. Ma sì, ma infatti io mi sa che vado support adesso. Cioè faccio ancora una partita e vado di là perché non mi piace, non mi diverto, sinceramente non mi diverto. Pier, ho finito il caso. Spiastrellati. Per solo il problema è che ti crash. No, non lo sento. Era sopra e. Ma c'era pure due, erano, t'hanno pusciato in due. Sì, ma raga, è ingiocabile. Ingiocabile, oggi ho detto questa a Snake. Devi fare una cosa, vai a Vinery, fai loadout, ti fai le tue kill, ti fai loadout e te ne devi andare perché 100 push ci sono. La gente è che non la vedi e che ti spunta ovunque. I passi sono da tutti i lati. E poi ti spunta da dietro. E hanno aumentato i player da 40 a 50 perché pensavano già non siamo tutti appiccicati l'uno all'altro. Hanno deciso di aumentare i player da 40 a 50. Perché non aumentano troppo? Aumentiamo i camper. Camperano troppo. Troppo. Allora, appena si parla di keep a Hogwarts, io lo chiamo quell'edificio enorme, là si è consumato. Ci sono 50 player là dentro. Il 60% usano tutti i cheat. Beh, più che altro non è tanto l'usare cheat, perché alla fine, cioè, nel senso, quello ti capita e poi vengono, cioè, visto che loro hanno un KD Beh, troppo cheater alto, ce ne sono vengono molto meno molto comunque. meno, ma perché comunque, ragazzi, abbiamo un KD, cioè, non siamo altissimi. È normale che Non non li siamo così troviamo. altissimi che oggi mi becco tuo fratello, Labi e Savi Ultra. Vabbè, ma Savi mica usa A VPN, in botte, una teoria, eh? squadra di meno. A Biere l'ho beccato, ma come cazzo è possibile che mi becco sempre il pro Vabbè, player ma io? Savi mica Ma al c'ha la VPN momento. in teoria. Non Però usa. non sempre lo funziona, so, è non una sempre domanda. la tengono attivo. Non Ma penso, per lo fa trovare a me. per le Per prestazioni, non lo trovare a fa me è ragazzi per impossibile. trovare Era con lobby tuo fratello bad, eh. Labi. Impossibile. Non Lo so se fa avete. soltanto per Tanto per avere avere un un ping stabile a 20 lo fa. Ah sì, Avere il tutti ping più dicono basso questo. possibile. A Non VPN è per vero, è per quello. tenere. No, no, è vero, me l'hanno detto anche a me Ah, proprio no, così. te, è vero, te Mario, cioè, Ora, ti avevano spiegato il principalmente contrario si prima, usa per vero? quello. Sì, No, ma avevano spiegato principalmente. per abbassare il ping Sì, proprio. E per certo. trovare la lobby bot. E io non Ah l'ho no, No, aspetta. non è che Lobby trovi lobby bot è una bot, le cosa. lobby che trovi sono randomiche. E visto che ci sono più player con KD basso, è più probabile che trovi una lobby bassa.
Mi hanno spiegato c'è un modem che paghi 1500 euro e ti danno una whitelist, una cosa, e ti fanno Ah, trovare ma tutte quelle certo. lobby bassissime. Infatti tu vedi tutti quelli che hanno fatto il record, l'hanno Era fatto VPN attiva, quel lobby robo là 050. da console che usavano tutti all'inizio. Ma Io cioè non la compro la adesso VPN, a me mi è stato proposto, io non la l'unica compro, non me ne frega VPN, niente. diciamo così come dici te, il NetDoom, ma non costa Sì. 1500 euro. Era il No, non lo NetDoom. so, io parlo di Costa ignorante, da quello che mi hanno 250, detto. 300. E Hanno detto con il che modem, cosa quello serve la visto tu. VPN? La VPN semplicemente cerca il server con il server migliore per te. Quindi è molto probabile che trovi gente con un KD basso perché ci sono più lobby con KD basso. Non è che dice, cioè la VPN non può cercare le lobby con il KD basso. Le VPN sono generiche, cercano un server a Esatto. basso consumo, ok? E perché? Perché se uno deve portare contenuti non vuole nemmeno avere la remota possibilità di trovarsi in un server che lagga. Perché anche Poi un'intera. diciamo che era proprio Ah, lui. 2 o 3 giorni che ho questi problemi. Infatti vedo loro 18, 16, 12 di ping e io 50, 52, Allora, cioè se hai dai. una buona connessione e continui ad avere Quello. questi. Solo su COD, per esempio, o Solo in COD ho genere, questi problemi. ok? Problemi di packet loss, la VPN ti può aiutare. Tempo fa avevamo un Ma problema più che con un. altro Vabbè, hai aperto il DNS ma appositamente per il gioco. Hai quello. mangiato quello che ha voglia, se te la migliora ogni cosa. E me l'hanno sconsigliato, Cesar, Sì, mi hanno sì. detto, No, anche fra il Brambo me l'ha contrario. detto, per Sì, fastidio. non fare queste robe qua. Sono solo casini alla fine. La VPN, per esempio, per un player che avevamo quando giocavo con i ragazzi inglesi. Non riuscivano, tra l'altro lobby buggata, non riusciva a giocare, aveva Tutto sempre l'aggiornamento nuovo, abbia 20% ragione. di perdita pacchetti, ha dovuto prendere la VPN e mettere il suo IP tipo in Polonia per poter giocare su un altro server perché il suo server dava problemi. No, ma a me piace che io gioco tranquillo, che io vedi, becco sempre quasi tutti gli amici, cioè giramano ci becchiamo tutti, cioè io il Renaio lo becco sempre, ogni sera becco uno del Lo Renaio so, da ma lì. se sei messo nei server sbagliati, cioè non, COD se ne sbatte i coglioni, detto proprio No, ma non così. mi interessa, non la compro la VPN. Quanto so, 20 euro al mese, 30 euro, pure che Ma costa anche 6 euro, meno, non la cioè. compro. Non lo so, ti dico, non la Partono da compro. 1,50 euro Sì, in su. Dipende infatti. Cioè io una dalla qualità VPN che tu vuoi. Non ho mai. Non. la prenderei per guardare le serie TV principalmente, che me frega. Esatto, anche No, io ho la io. Per VPN, lo guardarmi la dico e mi MotoGP tipo dissocio senza subito, pagare signore di l'abbonamento a Twitch. La DAZN, volevo per giocare al queste robe. casino, quello. È casino quello. Tipo Dai, otto. Guarda che Quelle stai parlando con un ti finanziere, assicuro ti che vengo a non prendere, sono. Cesa. Ah, serve, Chi è? Cesa, per forza. La La VPN deve entrare. Se no non puoi tra entrare nei l'altro, casinò. c'è Non è vero, sempre cioè, stata non puoi questa. entrare nei casinò italiani, non puoi entrare nei No, è casinò. casinò. Sì. Fra, Spiego, quando lo io so come. faccio. Raga, Quando molti abbiamo. stream Vabbè, io chiamano mi sa che. ludopatici, no? Allora, Loro giocano nei ah, ho siti capito. quelli.com, diciamo. Mettono il Esatto, quello che ti sto limite. spiegando, perché sono esteri, in quelli esteri l'italiano non può giocare per E legge, allora devi infatti, usare una è VPN, se no per quello la l'italiano stavo puoi prendendo. giocare in streaming, però devi andare tipo su Pokéstar, su Bravo, 888 bravo. Casinò, sui casinò Invece loro italiani. hanno la VPN, sai quante L'Italia è ce questo n'è? che ti. Ma lo so, E lo Frasca. so, Vabbè, ma e Mario, loro giocano guarda tutti che su VPN, la VPN, ma non uno, non è tutti. nulla di illegale, nemmeno in competitivo. No, non è E questo, non ma è non nulla trovi di il senso di andare a negativo. spendere io 10 euro al mese, 1 euro al mese per la VPN, cioè capito? Al momento non lo trovo. Perché Se poi che peggiora la linea lo faccio. se Se peggio peggiora mi. più di come sta andando, sì. Io. Allora. Scusatemi, raga, mi ha chiamato tuo fratello. Devo Sì, andare a ma finire un po' tanto se l'ho di buggata tutta la lobby, mi sa che devo comunque riavviare il gioco. Boh, non lo so. Adesso provo a rientrare. Se mi dà problemi a rientrare, vado su un altro gioco, Marius. Comunque. No, io rimango Buon dal tuo proseguimento a fratello, tutti, vado su Mute. ragazzi. Ciao Cesar, Ciao. salutami al Alla Renne prossima. animato. Ciao, ciao. Ok. Mettiamoci un attimo così. Oh, scusate, ragazzi, ma COD sta dando problemi. Adesso proviamo a riavviarlo. E se fa ancora il cazzo che gli pare, direi che. Avrei un gioco retro. Potremmo fare una serata retro. Ho Return to Castle Wolfenstein. Che secondo me potrebbe essere un bel gioco da vedere in live. Uno spara tutto.
vecchio stile, quindi qualcosa di semplice. Posso anche togliere questi, forse. Sì, dai, un pochino meglio. No. No. No, ragazzi, no, voi non ci provate nemmeno, non ci pensate, ma neanche lontanamente a dirmi che avete così tanti utenti in questo momento. Perché non è vero, non è vero per un cazzo. Cioè, proprio. COD, puoi andare a fare in culo. Guarda, c'è una soluzione, gioco horror. Volevo portarlo domani sera. Domani è venerdì sera. Venerdì sera. Però, boh. A me non dispiacerebbe fare un horror adesso, però volevo un attimo fare un attimo di pausetta dagli horror. Horror quindi? Cosa volete fare? Volete vedere Amnesia, The Mortuary? O vedere il nuovo gioco, quello lì di cui vi parlavo. Facciamo una roba, vi faccio vedere un mini trailer, un po' come il gioco di Return to Castle Wolfenstein. Almeno valutate voi se vi può interessare. Altrimenti andiamo direttamente sull'horror, che mi sembra che quello è il sicuro per voi, giusto? Sì, no, ma io. Io voglio essere sincero. A me gli horror piacciono, non fanno impazzire da giocare, da vedere, li adoro. Però ho stra tanta voglia di creare questa pagina molto legata agli horror. Perché è una cosa di cui ci divertiamo tutti alla fine con gli horror. Cioè, non è vero, vi divertite voi un sacco. Però capisci che ci può stare, ci può stare. Trailer no, è un gioco vecchissimo, è semplicemente vediamo se ce l'ho. Dove ce l'avevo? Ah, l'ho scaricato sull'altro launcher. Ciao Marco. Come va? Tutto bene? È un gioco vecchissimo, ragazzi, è retro, quindi aspettatevi. Non aspettatevi di vedere. Ci sarà mai il trailer di sto gioco? No, non esiste, oddio. Vabbè, vi apro l'applicazione da cui l'ho scaricato, che è Xbox. L'ho preso col Game Pass per quello che. Tra l'altro c'è. Ho scaricato anche Death Stranding. Che appunto ha visto Nico. Ma ha subito scritto: Oh, mi hai scaricato Death Stranding. L'hai comprato, l'hai comprato. No, l'ho preso col pass e ci stavo giocando in questi giorni. E mi ha ispirato molto. Oggi l'ho avviato per la prima volta e mi ha veramente attirato come cosa. Davide, l'ansietta mi ha fatto venire. Non credo nemmeno ci siano delle immagini. Oh Madonna. No, sì, cioè, ci sono delle. Quando vi dicevo retro. Ok, adesso vi faccio vedere. Window capture, facciamo così. Intendevo proprio il retro. Proprio tanto retro. Questo è Return to Castle Wolfenstein. Te, te.
Cioè, parliamo di giochi vecchi. Ormai non si può neanche più. Sì, tra l'altro. Sì, questa io non sapevo nemmeno ci fosse nel gioco, ma a quanto pare c'è. E niente, questo è Return to Castle Wolfenstein. Però, boh, forse l'horror è un po' più interessante. Dai, deciso horror quindi. Madonna, scusate, mi ho tossito addosso. E vabbè, si va di horror quindi. Mannaggia voi. Ah. Doma! Andiamo pure su questo. Mannaggia. Mamma Giuseppe. Come stai? Tutto bene? Ehi, Mattia. Buongiorno, buonasera. Oppure Death Stranding. Ma da portare in live mi sa che un po' perde. E con like di Cicci. Tensionissima. Dai, finiamo sto gioco che c'ha. Allora, posso essere sincero? A me ha un po' rotto i coglioni come gioco. Però è bello. Cioè, non so se avete capito. Si perde un po' troppo secondo me, però come gioco ci sta, è un bell'horror. Quindi adesso, ragazzi, arrivo subito, andiamo tutti in mood horror. Intanto Porzia, ciao. Arriviamo, dai. Spengo tutto qui. Ok. Ci siamo. Anche stasera l'horror day. Dobbiamo trovare un nome, tra l'altro, a questo tipo di stream. Che dite? È vero che eravamo in sto punto qua. Questo non mi piace per un cazzo. Che cazzo? Dio cazzo. What? Ma che c'è qua? C'è un infame. Comunque, ragazzi. Non so cosa stia succedendo, ma non mi piace molto. Più che altro sento dei passi che non mi piacciono. Oh shit.
Perché sembra una roba... No, è troppo scriptata questa. E quindi? Gollum! No, non morde. Tassi? Ha detto il suo nome. L'ha chiamato per nome. What? Vieni qua, stronzo! Oh! Devo andare da lui, secondo me. Voglio andare da lui. Mi spiace. Era un momento tranquillo questo. No, gira. Ma che cazzo è questo? Io non so dove cazzo debba andare. Oh oh. Temo di essere fottuto. Fuck you! You stupid! Ah, va tutto bene. Va tutto bene. Io voglio sapere che cazzo era quel robo.
Allora, vorrei capire perché c'è una specie di Gollum che mi insegue. Leon? Will for me safe, all right? You're Anastasi, right? I'm Leon de Vries. Anastasia. Desi. And this is Salil, my husband. Right. I see. What? Hey. Sta roba del bambino, ragazzi, mi dà su un nervoso. Perché fosse difficoltà aggiuntiva, ma no, è semplicemente un fastidio. È carina come idea, perché è abbastanza innovativa, in un certo senso. Perché credo sia forse il primo protagonista donna incinta in un horror che abbia mai visto. Ok. Devo entrare qui dentro? Non mi sta per spuntare fuori il tizio di prima, tipo mentre salgo qua. I don't like this at all, Amari. It's too dark down here. It's changing me, little one. I don't know what's happening to me. The darkness. I feel like I'm losing control. Ma vaffanculo, Dorel. Mannaggia te. What? Non ho capito, si è buggata la scatola, ragazzi, no. Non con i bug, dai. Oh. E lo sapevo che mi facevo male. Allora, potremmo prendere questo. Scusa, non lo faccio più. Prima voglio andare a vedere cosa c'era giù di qua. Ah, è chiuso, ok, niente. Un bacione, Doral, come stai? Cos'è tutto questo jittering? Don't put me in. Don't put me in. Not again. No, please. The dead. I can hear them whisper. No, non lo tiro fuori di lì, ma te sei matto, quello lì è morto per me. Mi dispiace, ragazzi, sono cazzi suoi.
Looks like there's some energy in this. Not enough, I guess. Ehi. E di qua? E di qua non si passa invece. Quindi dobbiamo andare per forza da questa bellissima parte. Scusami, noi cosa possiamo fare qua? No, don't put me back. No, no, Dad. Don't shut the door, no. Don't put me in. Don't put me in. Not again. No, please. The dead. I can hear the whisper. Richard, it's Desi. It's Desi. Ok, quindi devo fare qualcosa. Where are you going? Please, please, get me out! I'll be back. Accendo un po' di luce per fare atmosfera. Spegni! Del lunedì dovrebbe tornare a cambiare la storia, però come mai? Spero, come mai? Non mi voglio esprimere, sono la frutta piena in meloni. Ah, per troppa gente, Dorel. Qua invece, cioè, santa. Non sto veramente capendo cosa dovrei fare. Ogni volta che apro la porta questo si attiva, scusami. Non sto capendo. Capito, forse lo devo chiudere qui dentro?
Non ora. Ecco. Rilassati guardando qualcosa di tranquillo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dai! L'ho chiuso! Sono un fucking genius! Ti prego, dimmi che non sta sfondando la porta. Buonanotte, Dorel. Sembra una specie di trono. Un portale. Mi dici che si spacco. My head. So empty. What did I do? C'è papà dall'amichetto. God, little one. It's happening to me. The same thing that happened to you. Vieni su COD dopo. E non va COD, Dorel. Mi ha dato degli errori. Forse vado su Fortnite se ci sei. Se ti va. Perché COD, non so se hai visto, ma dava tipo attesa. Full of life now. Richard's life. I should take this back upstairs. To the machine. Sium. Oh, Origin! I couldn't stop it. Too bad for you. Stop me. Stronzo. Sto strunz, se l'è meritato. Ma dove devo andare? Tutto chiuso. Ah, ok. Vabbè, dopo vedo se va, se no ancora meglio che lui ha detto a letto. Did that machine? Did it hurt you? Did I? Buonanotte. Hurt you? Shit. Shit. I know what's happening to me. Just like Leon. Ma no, semplicemente hai ucciso Leon per cibare quella macchina lì. What? Cosa sta succedendo? Oh,
Ah, così diretto. Come minimo finisco là in mezzo. Ci volete scommettere? Ah, oh, no, devo passare là in mezzo. Non sento niente. Non capisco un cazzo! Non si sente nulla! Chiamate l'ambulanza! Ho perso dei timpani, porca puttana! Che male! No, non sto capendo. È già meglio. Non sto capendo cosa devo fare. Magari devo spingere questo là in mezzo? Sì, ciao. Lo sapevo, stavo dicendo, l'ho detto prima in questo esatto punto, tanto adesso riparte la macchina e lo schiaccia. Ecco. Mi spiegate come questa fa ancora. Adesso è ancora viva ed è ancora la bambina in vita. Ha preso tante di quelle mazzate. Guarda che devi comparire te per forza, mostro. Ma invece. Leon is right. I'm just slowing you down. What did I say about self-sacrificial bullshit? We're not going to give him the satisfaction. You hear me? Hank. I hear you. I know, little one. It's all right. He won't bother us. Not now. Let's get out of here. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. He doesn't matter. Sai we questo? Just need to get this canister into the machine upstairs. Un ascensore? And then we can leave. Non dimmi che è veramente un ascensore questo. Ah no, una scala, ok. Un ascensore, così. Chissà cosa può comparire qua sopra, ragazzi, vero? What a feel. Proprio distrutta lei comunque, faticatissima.
Listen, we are away from him now. Non l'hai sentito quello schiaffo in acqua? È un ragnetto! Oh, guarda! Oh, c'hanno pure un'intelligenza! Oh. Ma pensa! È carino! Ah! Siamo tornati qui! Era questo? Non era più avanti, tipo in questa zona che abbiamo trovato un mostro? No, ok. Ok, qui è tutto tranquillo. Dobbiamo salire di qua. Sì. Il tempismo di Miga che ha messo like quando abbiamo aperto la porta. One, my dearest. Questa è quindi la figlia. La bimba piccola che non è morta, a quanto pare. No, 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 non ancora sta cosa, per favore. Che cazzo faccio, mo? Ogni volta che il tuo bebè scalcia, puoi controllare. Mi è caduto un macigno in testa, ragazzi. Controlla che il tuo bambino sta bene. Avatar? What? Oh. It's you. Chissà se accendere quelle statue è il motivo per cui ci dà una mano. Ah, va, fanculo. Ma qua mi sa che è il rifugio quello iniziale. No? Sembra il rifugio quello dove eravamo all'inizio, ma crollato. Quello dentro la caverna. Ah, no. Questa è la stanza dove c'era qualcosa che sgranocchiava carne. Raga, qui era dove c'era quel robo a fare. Do you see? It's dark, mamma. It's so dark. Sembra che tipo la bambina abbia, sia, abbia come si dice, sia soffocata. E questo è possibile che abbia portato dei problemi. Sembra più sia quello, cioè. È un po'... è ancora un po' indefinita la questione. Però vabbè, vista la protagonista, potrebbe anche essere la bambina che portiamo in grembo. Spoiler.
Ma che buco è quello, dai? Chissà cosa sta per comparire in questa zona tutta buia. No, un mostro, vero? Marco, che paura! Comunque quella lì funziona sempre, la roba del like. Buonasera, come andiamo? Dalle nostre spalle. Giuro di non averlo fatto apposta. Dicono tutti così. Tutto bene, te? Qualche news? Come andiamo? Qualche nuova news? Ok, qua posso. Bello il credo stia dormendo tipo lì in un angolino, guarda che. Credo stia dormendo, ma reagisce alla luce? Se reagisce alla luce sono più o meno fottuto. Cazzo faccio qua? Si va di coraggio? Proprio per un cazzo, ragazzi. Non sa dove sono, vero? Non sa dove sono, non mi sta sniffando. E mo dove cazzo vado? Ah, di qua. No, non mi sta cagando addosso. Devo andare su PUBG a insegnare a mio fratello a sparare? Ma non credo che impari.
tutto bene, non ho paura, ragazzi. Sono un uomo coraggioso. E non lo so, Darrell, vedo un attimo se venire o meno. Più per finire il gioco. Cioè, finire il gioco, vorrei finire con l'horror. Io vado di qua. Dove siamo? What? Datemi un po' di olio. What? Ma sono scomparsi. Ripeti con me, io non ho paura. Massimo, invitami se vieni. Sì, ma se vengo su COD ti invito, sicuro. Anzi, ti scrivo anche su Tele. Ma io non ho paura, ragazzi. Solo che non c'ho voglia di andare di là perché problemi miei. Ma sì, vaffanculo, dai. Ragazzi, non ho paura. Non ho paura. Wake up in a pot. Che cazzo di ansia? Come? No, dai, dimmi che c'è un'uscita da qui. No, non sono bloccato qui dentro, vero? Non sono bloccato qui dentro. Come cazzo ci esco da qua, ragazzi? Come cazzo ci esco? Vai di là, bravo, vai di là. Non venire di qua, mi incazzo se vieni di qua. Dai, proviamola, raga.
Easy. 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 Summa! Madonna, ragazzi. È pieno di mostri. Everywhere. Fuck everywhere! What? Li conosco ormai. Dormono solo. Aspettano. Sono cacciatori come me. Proprio con me. Cambiato. Più forte. Molto più forte. Una fame indicibile. È stata lei. È stata lei. Avrei dovuto aprirle la pancia e tirarle fuori. Ah, credo stia parlando di me. Che bella una poesia dedicata a me. Ha detto che mi vuole sventrare. Bello, vero? Ma sicuro si svegliano questi. Come dire che uno tipo da un momento all'altro non mi afferra così da dietro. In un momento di, chiamiamola calma. Sto finendo l'olio. No, ragazzi, non c'ho più olio. Mico, me l'ho detto. Ma a parte che ce la leva qui. Cosa devo farci con questo? Ah, no. Questo dice qua che sono terribile io.
Dai. Welder, vaffanculo, va. Sì, buco! I buchi sono sicuri! I buchi! Mamma mia! Welder, sei un infame! Ah, ok, mi stanno inseguendo pure a qua. No, 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 no. No, 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 no. Non l'ho chiusa. Gliel'ho lasciata aperta. Non la vedo troppo bene invece questa bambina qua. Devo mettere le due ciuelle. Ecco qua. Numero uno. Guarda. Quindi? Ma devo veramente... Dai! Merda, au. No, dai. Merda. Eh sì. Cristolino. Mannaggina. Dai. Dai. Vai. Vai che ce la facciamo. Gira sto cazzo di... I think that's it. Vai. Vai. Vai cazzo. Madonna che ansia quell'obbrobrio che mi è passato davanti lì. Era proprio l'ultima cosa che mi aspettavo in quella situazione. Oh. No.
Vi prego, fatemi saltare sto pezzo. Madonna. Cosa avevo detto? All'ultimo cambia posto. Ma che bel pozzicino comunque. Una bella aria, nel senso, sembra bello tranquillo. Another portal. It was ruined now. Secondo me mi serve un altro di questi, perché questo mi sembra un po' corto. Ma se io facessi tipo qua? Ok. Cos'è questo? Un teatro? Un po' creepy, eh? Ecco cosa mi serviva, questo. Vediamo un attimo. Fin dove arriva questo? Fino a qui circa. Ok. Quindi noi prendiamo questo. Ce lo portiamo. Ci portiamo un router da wifi così. Tipo. Ma che bello. Così ne abbiamo un terzo. Mamma mia, guarda te. Il futuro. Oh, una luce. Non me la posso portare appresso. Niente così, era giusto per essere un po' stronzi. What? Dai, prendiamoci questo. Lo portiamo dietro. Sì, adesso devo farmi tutto sto baradam con questi cazzo di router, guarda te, figo. Ma che oh! Guarda. Adesso devo fare così. Wait, what? Che sta facendo? Oh.
critico. Ma che cazzo è? Io non scendo da qua. Sì, stanno scannerizzando. Non scendo da qua finché non ha finito. Non mi piace. Ma sono di pietra poi. Mi apri questa porta? Wait. Che io debba seguirlo? What? Quindi devo rifarlo? Io voglio passare di là, devo fare tipo così. What? No, non ho capito. Proviamo. Ah, magari non mi faceva entrare così perché era troppo. Ragazzi, questa è una sezione di Half-Life. Questa me la ricordo ancora. Cioè, Half-Life ha una scena identica. Sì, comunque sono in una gabbia. Stai a vedere che qualcosa deve succedere, ragazzi. Ah. Ti prego, fammi vedere un mostro dentro il grembo. Ah! Fai stampa, c'è il tasto stampa. I'm sorry, little one. Happy tunes, I promise. I thought you might be a dream. Bel gioco Half-Life, ragazzi. That something had gone. Stampa, c'è il tasto stampa, apriatela. What? Cosa c'è che non va? What? Un'entità problematica? I don't like this. What does it mean? Malata, consumerà. The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. I can save her. Chi è Tommaso Migliorin, Welder? Brutto infame. She's ill. She's ill, I remember. Oh God. Just like Alice, what do I do? Help me! Aid. Welder? signor fratello Welder. È un piacere. Ah.
È un vero piacere conoscerla. Scendi, scendi, non mi fido troppo. Ui! Ve l'avevo detto. Guardala. Quei scivoli. Sì, diciamo che non è il massimo che ti arrivano a dire tuo bambino è malata, subito. Che poi non si era nemmeno capito che cosa è successo alla prima. Bannage. What? Ah, si apriva lì. Si apriva all'interno, perché? Non ci caga, mio fratello. Maleducato! Maleducato, Tomaso! Andiamo su. Accendiamo un po' di... accendiamo un po' di... What? È verde. Era inutile. Ma facciamo che... cazzo era? No, dai, non dimmi che devo pure spostare. Grazie. Guarda, c'è un'uscita un po' troppo. Ragazzi, c'è un'uscita un po' troppo ovvia. Quale jumpscare sta per accadere? Secondo voi? Ah, invece, invece, siamo usciti. Mamma mia! Oh my heart. Raga, faccio ancora 10 minuti e poi devo staccare stasera che sono distrutto veramente. Scusate, ma oggi non ho dormito nulla. Comunque in questi giorni finiamo questo gioco e poi cerchiamo gli horror Switch e volevo farvi vedere appunto che bella piattaforma che è Itch per cercare gli horror. Un po' di luci qua, che è sempre bene. Non so che cosa siano queste. Ah, ancora questo. Prendiamolo giusto per. Perfetto, guardate qua. Oh, un po' di olio. What?
Eh sì. Già. Sto capendo tutto. Here, this is the place I can help Marie. L'ho già preso, Enzo. L'ho già preso. È molto... sembra interessante. Poi bisogna sperare che Activision non faccia casino anche qua. E possiamo scegliere quello che puoi giocare. Sì, è proprio quello che voglio fare, Switch. A DBD ci hai giocato? Non ancora, ce l'ho, ma non ci ho ancora giocato perché serve un po' di gente. Ah, ancora. Quanto costa adesso MV2? Sempre uguale. Sono tipo 60 euro circa. Un pochino di più in realtà, però. That's the station again. Ok. Devo fare qualche cosa che non ho ben capito, però lo faccio, dai. 1,69 il top a 109, sì. Il problema è che sono comunque dei prezzi assurdi, ragazzi, cioè non c'è nulla da dire. Perché questo è illuminato? There's someone in there. Still alive. I don't think I can get it open. Dici che lo abbassano di prezzo? No. Stavo per dirti di sì, perché di solito tutti i giochi quando escono come si dice? Fanno calare il prezzo di solito tipo del 10%. Ma COD non è mai stata così. Infatti, se tu vai a vedere i vecchi Call of Duty, costano tutti ancora 50 euro. Ragazzi, Activision non sa quello che deve fare. Cioè, te ne sbatte i coglioni. Finché fai soldi, ragazzi. Questo le va benissimo. Oops. Look at them. I wonder who they were. I need to tell you about Alice, little one. È vero, ma sto braccialetto? For a while. Ma in base a quante vendite fanno. No, ragazzi, il problema di. She loved stories. And she loved to play in the park. Ma che bella sedia. She's with your father now. And you're with me. Oh, and there was Maka, Alice's toy monkey. I've got him here. I'm sure she. Guarda, problema di Call of Duty che non hanno mai pensato. Giovanni, buonasera. Andiamo? Io non ho paura.
via, nasconditi. Nasconditi! Ish! Ce l'ho fatta, visto? That might be our ride out of here. What? Ci serve questo adesso? Il router ci portiamo dietro? No, dai, non dirmi che devo veramente... I do not like the look of this. Oh. No, manca qualcosa. Manca uno di questi. Right. Let's see if this thing works. Però boh, se riesco a liberare se la urlè. No. O di te che non si riesce. Mi rassegno, vado avanti. Come on, Marie. Let's see if it will take us home. Sembrava ci fosse un modo per tirarla fuori, però non so con che cosa. Va bene raga, comunque direi che possiamo chiudere qua. Adesso stacco tutto. Vediamo un po'. Vediamo prima dove siamo arrivati. Serviva qualcosa a liberarla? Ma non sapevo come si facesse. Io salverei qui e chiudiamo e finiamo domani. Domani è venerdì. Beh, domani potrei essere libero la sera per fare ancora live horror. Cerchiamo di finire il gioco. E una volta finito questo gioco facciamo le serate su itch.io. Cosa ne pensate? È un bel sito, paghi un euro un gioco. Quindi per esempio se volete che giochi a un gioco specifico fate la piccola donazione lì, tac, specifica per quel gioco e ci si gioca tranquillamente. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo qui, ci vediamo prossimamente con una prossima live, come sempre un bacio e un abbraccio dal vostro Brambo, fate i bravi, fate i buoni, ciao a tutti ragazzi.